Allora, questo articolo parla di decriminalizzare il sex work. È un atto di civiltà. Qui c'è il new speak, cioè invertire il senso delle cose, no? Perché Nicola qua ci sta dicendo, quindi, che riconoscerlo come lavoro ha una serie di implicazioni sui diritti ed è un argine contro rischi e abusi. Ora, ti pare che al sistema gliene fotta un cazzo dei rischi e degli abusi tra le donne? Il problema è strutturale qua. Vediamo quest'ultimo paragrafo che ci può aiutare a decifrare questo articolo. Non è più il tempo di rimandare a questo tema, va affrontato nel nome. Cioè, praticamente, cosa vogliono fare questi ragazzi? Vorrebbero prendere un po' di tasse da questa gente, ma non è nemmeno quello il problema, perché i soldi non sono mai un problema per chi tiene in mano il sistema. I soldi sono solo un mezzo che lo usano per mandare avanti il sistema. Il vero obiettivo è che per far lavorare uno schiavo totalmente senza un obiettivo, senza niente, senza dargli un zuccherino, Amazon con i dildo e con i giochetti non basta. Ci deve essere un zuccherino ancora più potente, che è il sesso. E quindi, perché una persona che fa questo mestiere qua, perché lo fa? Cioè, se una persona si alzasse la mattina e potesse scegliere: ah, guarda, potrei lavorare a un edicolo. Oppure fare la prostituta. Beh, io posso garantire che le persone, se potessero veramente scegliere, sceglierebbero un'altra opzione e non fare le prostitute. Ma ovviamente il sistema fa in modo che questo sia più redditizio, perché il sesso manda avanti il criceto che va a lavorare, che fa un lavoro disumano, che ti distrugge proprio. Ma sono zombie anche quelli che fanno i lavori che fanno. Però il sesso, siccome loro gli hanno tolto la donna dicendo all'uomo che la donna è i femminicidi, e la donna gli dice che l'uomo è cattivo, non si sposano più, si lasciano subito, ok? Quindi l'uomo non può farsi le pipette tutto il giorno. Gli serve questo zuccherino qua. Ok? Il zuccherino loro glielo danno. Ok? Perché se il sistema capisce quanto è umiliante il lavoro di prostituta, cioè è anche un modo di dire, sei proprio una prostituta, cioè ti vendi, cioè prostituta. Chi lo vorrebbe mai fare, diciamo? Se avesse scelta, per dire. Ma il sistema fa in modo che ci sia la possibilità di fare la prostituta perché è vitale. Come mai questi stronzi hanno chiuso tutto il mondo il 2020-2021 con lucchetto down, no? Lockdown. E bisogna stare attenti anche a come si parla qua. E non riescono a togliere le migliotte dalle strade? Sembrerebbe quasi che chiudano un occhio questi. Sembrerebbe, eh? Quindi lì capisci che loro vogliono che ci sia la prostituta per strada, perché manda avanti questo manicomio. Manda avanti l'uomo, che è quello che per di più lavora, fa i lavori più pesanti, e qui è lo spin, cioè proprio l'invertire il senso. Ti dicono che democrazia è civiltà. Ecco, questo qua. Non è più il tempo di rimandare, e questo tema va affrontato nel nome dei diritti umani. Diritti umani, cioè il diritto di fare un lavoro umiliante. Ma lo so, proprio perché nella situazione in cui siamo adesso,
Uno dire, ma che cazzo dici? Uno fa quello che vuole. Lo so, tu sei uno zombie e non capisci. Lasciamo poi, non sto parlando a te. Vai a giocare con i videogiochi, non rompi i coglioni. Ma per quelli che ancora un grammo di cervello ce l'hanno e capiscono come l'uomo è reso ostaggio dallo Stato, perché è lo Stato che decide quello che noi faremo. Lo Stato decide che tipo di lavoro tu farai. Perché fa in modo che tu ci vai a fare anche un lavoro di merda, perché ti dai i soldi. E per fare un lavoro onesto non te li dai i soldi, quindi decide lui. E come ho detto altre volte, il sistema crea questi buchi, no? Dove andrà poi a posizionarsi l'acqua, cioè dove andranno le pecore a lavorare. E quindi questi buchi li può mettere alla forma che vuole lui, con i soldi. E l'acqua andrà lì, cioè il pesce andrà dove c'è il cibo, per dire, dove ci sono i soldi. Semplice, però il problema è che loro hanno reso, infatti leggo dai commenti che ricevo che la gente non ha capacità mentale per capire il senso dei miei video. In due mi hanno scritto un commento recentemente che non capiscono il senso dei miei video, perché pensano che siano così, io sto scherzando con questi video. Non riescono a capire quando c'è. Per me scherzare è come per dire, è talmente ovvio l'inganno che io vedo in tutte queste loro parole di civiltà, di democrazia, io vedo quello che c'è dietro qua, vedo dietro a questi mostri cosa c'è e cerco di farlo vedere nei video, però ovviamente a nessuno gliene fotte un cazzo. Uno perché non c'hanno proprio la capacità mentale ormai per capire quello che sto a dire. E due, che non vogliono capire perché ormai sono in questo stato che ormai gli va bene, qualsiasi cosa gli dica il sistema gli va bene perché per loro è comunque una soluzione questa. Quindi loro dicono facciamo in modo che queste prostitute lavorino in una situazione di controllo totale, dove vengono testate e tutto, quindi tu puoi andare lì, fare sesso tranquillamente nella sicurezza. Nella sicurezza che non prenderai nessuna malattia. E che i tuoi soldi poi con le tasse che la rete prenderà serviranno a rendere questa professione ancora più sicura. Quindi risentiamo qua, è una questione di diritti umani fondamentali, quindi fare la prostituta è un diritto umano fondamentale, okay? Che si contrappongono allo stigma sociale che colpisce quanti esercitano tale attività, che sono considerati soggetti immorali. Ma chi sono questi bigotti che dicono queste cose? Io adesso che ho fatto questo video sono un bigotto, un soggetto che considera questa gente immorale. Io non è che lo considero immorale, sì, cioè alla fine è Dio che deve giudicare queste persone. Dico solo che so benissimo che non è facile fuggire dal sistema, perché il sistema fa in modo che tu fai le cose schifose e ci vuole una forza di volontà enorme per non fare quello che il sistema te lo rende proprio facile da fare. Quindi immorale, quindi tutto ciò non è possibile, tutto ciò non è rinviabile, tutto ciò fa parte di un ineludibile dibattito sui diritti civili fondamentali, di nuovo, capito? Fare la mignotta è un diritto civile fondamentale, su cui si gioca il futuro di una società democratica. È democratica, eh? Siamo noi che scegliamo. Cioè il rettile è come se ti dice, no? Ti dà tipo una pizza dietro. E ti dice quale vuoi prendere? Però se tu provi, che ne so, è come se ti dà tipo un martello in testa, vai, scegli. Ma scusate, se non avessi avuto quella martellata in testa, diresti: ma scusa, ma non c'è scelta qua. E invece no, un'altra martellata in testa, scegli bene. E è uguale, non c'è differenza, qualsiasi cosa scelgo. È democrazia, però, se tu scegli, eh. Un altro cazzotto in testa. Quindi
Cazzato in testa sarebbe il fatto che tu non hai, non puoi, che non fare i lavori del rettile. Siccome il fare la prostituta serve al sistema perché lo manda avanti, è un zuccherino che danno al topo, al criceto che gira lì il sistema. Così lo zombie fa dei lavori che sono molto discutibili moralmente perché c'ha il zuccherino e non gliene fotte il cazzo. Ora passiamo a un altro, questo è l'ultimo articolo che voglio discutere, che è importante questo. Allora, ci hanno fatto una testa tanta con gli incendi anche quest'anno, no? Altri 64.000 ettari di boschi sono stati bruciati, ma in carcere ci sono solo 23 accusati, a conti fatti rischia l'arresto meno di un colpevole su 1.000. Ecco che arriva adesso l'esperto che ci dice la soluzione qual è, no? Serve una DASPO ambientale. Ora, ragazzi, io non sono un esperto, non voglio fare il figo che so cosa significa DASPO. Sono andato a cercarlo e praticamente significa divieto d'accesso sportivo, cioè nel senso quando le pecore sono cattive e si comportano ostati, fanno cose che non piace al rettile, lui ti fa un foglio di via e non ci puoi più accedere agli stadi, no? Invece questo è una DASPO. DASPO ambientale, cioè divieto d'accesso ambientale. Ora, io l'ho detto da tanto tempo, ma la gente, io mi ricordo quando facevo video nel 2018, se non sbaglio, se c'avessi la possibilità nell'archivio di trovarlo, lo potrei anche trovare. C'era un video dove stavo in montagna e dicevo che praticamente tutti questi parchi nazionali è solo una scusa quello di proteggere l'ambiente. In realtà loro fra poco non ci faranno più accedere. E quindi creano loro il caos, fanno loro i fuochi, eccetera, eccetera. Cambiano loro il clima, come ben sappiamo, e poi danno la colpa alle pecore e dicono: purtroppo, siccome ci sono questi problemi qua, voi al parco naturale non ci potete più stare ed entrare. Quindi qui si parla che. Ma allora, se nemmeno il rischio della galera basta fermare questi cattivi, in realtà sono loro stessi, dobbiamo rassegnarci a un'Italia in fiamme? Secondo l'esperto, quando arriva l'esperto, l'esperto è uno che c'ha più cervello di te, sa lui quello che. L'esperto praticamente è un pupazzo che il rettile gli dice le cose che. Cioè, anche con l'esperto, come funziona? Il rettile. Dall'alto gli dice l'esperto: guarda, puoi parlare di queste cose che prendi soldi, ma non puoi parlare di queste cose perché non prendi soldi. E l'esperto semplicemente vede dove si fanno soldi? Si fanno soldi se dici queste cose qua. Ecco, gli esperti sono dei ripetitori, dei pupazzi, come tutti noi d'altronde, che vanno dove ci sono i soldi. Ci sono soldi se dici c'è un cambiamento minchiatico, c'è il coglione, eccetera, eccetera. E l'esperto lo dice perché prende i soldi. Quindi, secondo l'esperto, il pupazzo del rettile, cioè del grigio, non so che cazzo, ma del rettile, un rimedio rapido ed efficace, ecco, arriva il cazzo, il culo, ed efficace sarebbe un DASPO ambientale, è una misura amministrativa prevista fin dall'89 contro le violenze negli stadi e dal 2018 anche contro il degrado urbano che permette al questore di tenere lontane alcune pecore da certi luoghi. Ma guardate, l'esperto un'altra volta ha deciso di chiuderti in casa e non farti andare in montagna. Allora, la Corte Costituzionale del rettile nel 2002 ha stabilito che una misura di prevenzione, quindi nel 2020 la prevenzione era il nemico invisibile, in questo caso è i fuochi e il cambiamento minchiato, eccetera. Non è, quindi ha stabilito che è una misura di prevenzione, quindi non è necessario provare in un processo la commissione di un reato, cioè basta che il rettile lo decide che c'è un pericolo, purché esistano fondati sospetti, capito? Ma scusa, ma io non c'ho un cazzo, ma se assiste ass automatico, non lo posso dire, no, lo dice l'esperto del rettile. Tu sembra che stai bene, questi boschi sembra che non c'hanno niente, ma da un momento all'altro potrebbe scoppiare tutto.
e poi moriamo tutti. Gli incendiari, che sono loro stessi, sono legati a un contesto dove distruggono natura, abitazioni, attività lavorative. Bisogna allontanarli dal territorio minacciato. Ci fanno tutto loro, ragazzi. Per un congruo periodo di tempo, basterebbe un proveniente simile al vecchio foglio di via. Gli attentati all'ambiente e al patrimonio culturale dovrebbero essere un campo privilegiato per l'adozione di nuove misure di prevenzione. Tutto in nome della sicurezza, ragazzi. Ok, chiudiamo qua perché credo che vi ho messo tutti a dormire. Arrivederci, come sempre. Ah, non interrompe? Devo essere violento con te?